Questi due sono Kamala Harris e Donald Trump e il prossimo 5 novembre uno di loro diventerà la persona più potente del mondo. Ma quante persone nella storia sono state presidenti degli Stati Uniti? E che cosa hanno fatto di così importante? Scopriamolo insieme dopo la sigla! Bentornati, signori. Finora abbiamo visto l'America affrontare crisi, guerre, cambiamenti epocali, ma ci sono ancora molti presidenti da scoprire. In quest'ultima parte arriveremo fino ai giorni nostri, e quindi mettiti comodo e cominciamo. Benissimo, cominciamo la nostra terza ed ultima parte con Harry Truman, il presidente che concluse la Seconda Guerra Mondiale, prendendo la controversa decisione di sganciare le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Egli gettò le basi per la politica estera americana degli anni del dopoguerra, venendo in aiuto agli ormai distrutti Stati Europei e contrapponendosi fermamente all'Unione Sovietica. Iniziò così la Guerra Fredda. Comandante supremo dell'esercito alleato durante la Seconda Guerra Mondiale, Dwight Eisenhower modernizzò l'infrastruttura americana, ad esempio costruendo delle autostrade, e rafforzò il ruolo degli Stati Uniti come leader del mondo libero. Sotto di lui però avvennero altre gravi escalation con l'Unione Sovietica, come la guerra di Corea e la guerra del Vietnam, che ogni volta rischiavano di precipitare il mondo nell'apocalisse nucleare. Famosissimo presidente, giovane e carismatico, John Kennedy guidò gli Stati Uniti in uno dei momenti più delicati per la storia mondiale, sia durante la costruzione del muro di Berlino che attraverso la crisi dei missili di Cuba, quando per pochissimo si sfiorò la guerra nucleare con l'Unione Sovietica. Kennedy si impegnò in un'estenuante competizione con l'Unione Sovietica per la conquista dello spazio e il suo programma nel 1969 portò l'uomo sulla Luna. Kennedy tuttavia non vide mai i risultati del suo progetto. Nel 1963, infatti, a Dallas, in Texas, venne assassinato. Egli fu l'ultimo presidente degli Stati Uniti ad essere ucciso. Vicepresidente di Kennedy, con Lyndon Johnson, gli Stati Uniti hanno visto grandi riforme sociali e l'espansione della guerra in Vietnam, con effetti contrastanti. Johnson trasformò la società americana con riforme per i diritti civili e per la sanità. Tuttavia la guerra in Vietnam, che ancora infuriava, divideva continuamente il paese. E arriviamo ora ad un presidente molto controverso. Richard Nixon fu l'unico presidente degli Stati Uniti a dimettersi dalla carica. Egli riaprì le relazioni diplomatiche con la Cina comunista in funzione antisovietica, ma cercò anche con l'Unione Sovietica una politica di distensione. Nixon tuttavia non si fece alcuno scrupolo ad utilizzare il potere presidenziale contro i propri avversari politici. Fu esattamente per questo motivo, durante lo scandalo Watergate, che quando venne scoperto si dimise prima di poter finire in tribunale. A Nixon subentrò Gerald Ford, l'unico presidente a non essere mai stato eletto. Questo successe perché venne scelto come vicepresidente da Nixon dopo le dimissioni di quello precedente. Ford cercò di ricostruire la fiducia del governo, ma dato che concesse la grazia presidenziale a Nixon, evitandogli così il processo, creò molte controversie nell'opinione pubblica. Sotto Ford però si concluse la guerra del Vietnam e per la prima volta nella storia gli Stati Uniti dovettero accettare di aver completamente perso una guerra. E arriviamo così a Jimmy Carter, che nel momento in cui sto registrando queste parole ha quasi compiuto 100 anni. Carter cercò di riportare fiducia nelle istituzioni americane. Durante il suo mandato ha però dovuto affrontare una serie di crisi, da quella del petrolio nel 1973 a quella degli ostaggi in Iran nel 1979. La sua presidenza venne considerata dal pubblico troppo blanda e infatti nella successiva elezione gli venne preferito il repubblicano Reagan. Ed eccoci dunque a Ronald Reagan, l'attore diventato presidente, che rivitalizzò l'orgoglio americano, dividendo però l'opinione pubblica. In politica estera, Reagan fu un fervente oppositore del comunismo, aumentando notevolmente la spesa per la difesa e impegnandosi per il progressivo indebolimento dell'Unione Sovietica. Famoso infatti fu il suo discorso rivolto proprio al presidente dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, in cui lo invitava a distruggere il muro di Berlino.
Reagan in politica interna sostenne fortemente il liberismo economico, diminuendo le tasse ma portando ad un forte aumento del debito. Ed arriviamo a George Bush Senior, che guidò il paese nelle ultime fasi della Guerra Fredda. Bush assistette al crollo dell'Unione Sovietica, al crollo del Muro di Berlino e rafforzò il ruolo degli Stati Uniti come unica superpotenza mondiale. Il mondo tuttavia non giunse alla pace, come dimostravano e dimostrano ancora oggi i vari conflitti sparsi per tutto il globo. Bush però pagò le sue promesse fiscali e gli promise di non introdurre nuove tasse, ma lo fece lo stesso e questo gli costò la rielezione. Ed eccoci a Bill Clinton, che guidò l'America attraverso un periodo di prosperità economica, consolidandone l'influenza sul resto del mondo. La sua presidenza, però, è stata segnata dallo scandalo sessuale Lewinsky, che lo portò all'impeachment. Ed anche se la messa in stato d'accusa non venne approvata, il popolo perse fiducia nelle istituzioni governative. Vincitore di quella che è stata l'elezione più difficile della storia degli Stati Uniti, George Bush Jr. guidò il paese durante i difficili eventi dell'11 settembre, portando alle sanguinose guerre in Afghanistan ed Iraq. La sua presidenza è infatti stata profondamente influenzata dalla guerra al terrorismo e dalla crisi finanziaria del 2008, che hanno segnato un periodo di grande incertezza per gli Stati Uniti. Ed eccoci arrivati al presidente più famoso di questi anni, che fu anche il primo presidente afroamericano, Barack Obama. Obama affrontò la grande recessione promuovendo la ripresa dell'economia statunitense. Egli cercò di ampliare nel paese l'accesso alla sanità con il suo Obamacare. Gestì l'operazione che portò alla morte di Osama Bin Laden, ma le operazioni in Iraq e successivamente in Libia portarono ad un forte vuoto di potere in quei paesi. Un vuoto che scaturirà, ad esempio, nella nascita dell'ISIS. Sotto Obama, il paese ha iniziato fortemente a polarizzarsi. Una condizione che si è accentuata ancora di più sotto il suo successore. Ed eccoci ora al presidente più controverso della storia americana, nonché uno dei prossimi candidati alle elezioni del 2024, Donald Trump. Adorato dai suoi sostenitori e deprecato dagli oppositori, la sua eredità è stata complessa. Trump promosse il concetto dell'America First, portando a volte all'incrinamento dei rapporti con i suoi alleati europei e all'escalation con nemici come la Corea del Nord e l'Iran. Nel 2020 affrontò la pandemia di Covid, gestendola in modo controverso. In quell'anno venne sconfitto alle elezioni, però non riconobbe la vittoria dell'avversario Joe Biden. E ciò scaturì nell'occupazione del Congresso da parte dei suoi sostenitori, in un quasi colpo di Stato. Trump venne anche per questo messo sotto impeachment per ben due volte. Tuttavia, entrambi gli impeachment fallirono. E ancora oggi questi procedimenti non hanno avuto delle vere e proprie conseguenze su Trump. Fantastico ragazzi, siamo arrivati al 46esimo ed attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Biden è stato il presidente più anziano della storia americana, perché alla fine del suo mandato avrà 82 anni. La sua presidenza è stata segnata da una sempre più marcata divisione degli Stati Uniti, con una sostanziale incapacità di tornare al normale dibattito democratico. Biden affrontò la pandemia di Covid e la campagna di vaccinazione, tentando di sostenere l'economia americana. Sotto il suo mandato, però, si ebbe il disastroso ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, fatto che terminò con la ricaduta del paese sotto il regime talebano. La guerra in Ucraina, scoppiata nel 2022, segnò un decisivo rafforzamento della NATO, ma anche una forte incrinatura dei rapporti con la Russia. La guerra a Gaza, invece, scoppiata nel 2023, portò ad un forte acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Biden cercò la rielezione per un secondo mandato, ma subì fortissime pressioni dal suo partito, che gli chiedeva di lasciare il posto alla sua vicepresidente, non ritenendo che Biden avesse più la forza mentale e fisica per restare presidente. Il 21 luglio del 2024, quindi, Biden si è ritirato dalla corsa presidenziale. Egli rimarrà presidente fino a gennaio 2025, per poi lasciare il potere o a Kamala Harris o a Donald Trump. Fantastico ragazzi, questa è stata in breve la storia dei presidenti degli Stati Uniti, uomini che hanno guidato una nazione attraverso secoli di cambiamenti. Io spero che questa serie di video vi sia piaciuta, se è così fatemelo sapere con un bel like e iscrivendovi al canale, un commento è sempre gradito e noi ci vediamo al prossimo video.
Ciao!